Sono cresciuti tanto, nel giro di un mesetto sono cresciuti tanto, era un gruppo che era parecchio indietro e si vede che pian piano sta migliorando, però ci vuole, con questa pandemia c'ha... Per la porchetta di Monte San Savino, oltre a una carne di ottima qualità del nostro territorio, utilizziamo solo ed esclusivamente ingredienti scelti. Mi raccomando di non svelare i segreti. Assolutamente, allora. Però facciamo vedere quello che sono gli ingredienti naturali. Finocchio in fiore della nostra Val di Chiana, che non potete sentire il profumo ma lo degusterete all'interno della nostra porchetta. Aglio in camicia, fatto nel comune di Monte San Savino, sale marino e pepe macinato. Questi sono solo gli ingredienti, mettiamo poi il fegato e la porchetta è pronta. Il segreto non lo diciamo a nessuno. Luca, intanto l'esercizio che fai fare ai tuoi ragazzi in questo momento? Allora, questo è un esercizio che serve più che altro per farli passare la palla velocemente, per farli ragionare su come passare la palla e a chi passare la palla. Negli spazi stretti poi. Spazi stretti e soprattutto il fatto dei vari colori, che devono sapere a che colore darla. Proprio per velocizzare anche, come dire... Più che altro l'intelletto in questo caso. In questo caso, perché bisogna farli crescere. Proprio per farli ragionare, sì. E i ragazzi come rispondono? Allora, questo gruppo abbastanza bene, per ora stanno rispondendo abbastanza bene. Si distraggono un po' ora perché ci vedono a noi. Vabbè, certo. Se no, tutto bene. Per quanto riguarda la loro crescita, due parole... Sono cresciuti tanto, nel giro di un mesetto sono cresciuti tanto, era un gruppo che era parecchio indietro e si vede che pian piano sta migliorando, però ci vuole, con questa pandemia ci ha un po' bloccato. Anche se qui siete organizzati, perché prima ho visto, non so, Franco che faceva un tipo di esercizio, poi c'era anche Luciano. Ci siamo divisi gli esercizi e i gruppi in base più che altro anche al livello dei ragazzi. Allora, quelli più avanti sono i miei, sono 2011, quelli più avanti si allenano con i 2010. Quelli in via di mezzo fanno esercizi più complessi e quelli un pochino più indietro esercizi più semplici, proprio per cercare di a ognuno dargli il giusto stimolo. Oggi il tempo è anche clemente. Oggi sì, per fortuna. Bisogna approfittarne. Sì. Grazie. Niente.